è un'emozione, diciamo, unica, penso per me personalmente, ma anche per la città di Trapani, no? Cioè, alla fine è stato il punto più alto che ha toccato il Trapani in tutta la sua storia, quindi andare ad arrivare a una piccola manicola come il Trapani, che allora era comunque un anno che eravamo in Serie B, arrivare a San Siro a giocarci la Coppa Italia fino all'ultimo minuto, quindi penso che sia un orgoglio per tutti i trapanesi, ma non solo per me. Ripeto, per me in particolare perché quella partita l'ho vissuta dall'inizio alla fine, da capitano, quindi diciamo l'emozione è ancora più grande. E io penso basta una buona programmazione e stare con i piedi per terra che si può arrivare di nuovo a portare il Trapani nelle categorie che contano e che merita il Trapani soprattutto. Quindi ripeto, costare e sognare non costa nulla. Per quanto riguarda quella famosa partita, la cosa più bella che ricordo è intanto quando Boscaglia mi ha dato la fascia da capitano. Sinceramente non me l'aspettavo, però è stata un bel gesto. Poi, proprio un attimo prima di entrare in campo, sul sottopassaggio, la figura di Zanetti, diciamo il simbolo del calcio proprio. E mi aspettava proprio sotto lì a farmi di bocca al lupo e sarà una sensazione a stringermi la mano è stata una sensazione stupenda che quella è un'immagine che proprio ricordo benissimo e proprio la frase che mi disse in bocca al lupo capitano proprio è stato bello che lui aspettava me proprio all'imbocco del campo è stata stupenda quella cosa. Queste ragazzi sono delle cose che ci portiamo tutti nel cuore perché è una sensazione veramente stupenda. Quindi io spero veramente che il Trapani possa ritornare dove merita e di sicuramente avrò un tifoso in più che sarò io e spero di ritornarci sempre per collaborare per la rinascita di questi colori. Lo spero veramente, Federico, perché sono veramente legato a questa maglia, a questi colori e a questa città. Quindi saluto a tutti i carissimi tifosi e un abbraccio a tutti, auguro a tutti i tifosi un sereno Natale, e anche se la situazione è quella che è, non dobbiamo perdere le speranze, ok?